Qualcuno dei miei iscritti mi ha chiesto di spiegare tutte le profezie che io ho fatto e che sono state ritenute non centrate, assolutamente sbagliate. Qui comincerò con la prima. Era accaduto che io ero oramai da 3 anni un cantore della cantoria di Cogliate. Ma essendoci stato un problema di una maestra che aveva fatto la maestra del coro a Casina Ferrara, e che poi era stata consigliata proprio dal coro di Cassina a presidente della cantoria di Cogliate, che era rimasta senza maestro, di essere sentita perché poteva essere interessata a dirigere anche il loro coro. Lei era diventata solo la maestra di Cogliate perché era stata trattata così bene che si era messa in mezzo a una sorta di rivalità e alla fine lei aveva deciso di mollare coloro che l'avevano consigliata per coloro che, una volta che sono stati gratificati di questo aiuto, se ne sono appropriato. La persona in questione subiva pesanti accuse da parte del suo luogo d'origine e si erano verificate le condizioni per cui essa aveva promesso che avrebbe fatto il possibile per riaprire la cantoria di Cassina Ferrara, che nel frattempo si era addirittura chiusa non avendo trovato un valido maestro. Ma dopo di avere alquanto tergiversato, lei alla fine aveva rinunciato e c'erano rimasti veramente molto male in Saronno, e l'unico che ha cercato di difenderla sono stato io, che, poiché scrivevo su un giornale, ho cercato di spiegare la condizione difendendola pubblicamente, dicendo che già in passato lei si era trovata nella condizione di dover tenere i piedi in due scarpe, e aveva dovuto poi scegliere come una professionista per coloro che intanto erano un coro più grande, più bello, più rispettoso, e poi le assicuravano anche un rimborso spesa, cioè un ruolo quasi professionale che invece non aveva a casa sua e in un luogo dove si sa bene che non esiste mai nessun Napoleone a casa sua. In cambio del mio tentativo di difenderla, io ho suscitato il malumore dei cogliatesi. Sono stato consegnato al coro per essere eliminato. Mi sono difeso dicendo che non era giusto. E in un certo senso ero anche riuscito a difendermi. Ma come successe proprio a Gesù, in cui un Giuda consegnò al Sinedrio il povero Gesù per essere fatto fuori, e il Sinedrio non poteva se non si rivolgeva all'autorità, anch'io fui consegnato all'autorità del parroco, il quale, anche se mi riconosceva di non avere nessuna colpa, una sera si appostò fuori della cantoria e mi impedì di entrare dicendomi: "Sei di un altro posto, vai a cantare nel tuo posto", dimenticandosi che se non c'era più la cantoria in quel posto era proprio perché loro, approfittandosi di un gentile dono fatto da noi, si erano appropriati della validità di questa maestra, e il coro di partenza, proprio quello in cui io dovevo ritornare, non esisteva più nemmeno. Poiché io dimostrai di essere veramente affranto dal essere escluso io da una chiesa nella quale oramai cantavo da 3 anni,
All'improvviso si accorgevano che io ero di un altro posto. Palesemente impallidì. Quando il parroco mi vide in quelle condizioni, si allarmò e disse: ma vai a farti curare, vai a farti curare. Insomma, tu non stai bene, non te la puoi prendere così se ti dicono vai da un'altra parte, che qui non sei più ben accetto. Bene, io vidi in questa esclusione ingiusta di un povero Cristo l'esclusione del Cristo, perché tutte le volte che si fa qualcosa contro un poveretto che è indifeso e che è maltrattato dal potere, è maltrattato il povero Cristo. Il povero Cristo è in ciascuno di noi. Lo disse Gesù: quando andate a trovare, perfino in galera, un carcerato, andate a trovare Dio. Beh, figurate se Dio non era in un cantore che da 3 anni gratuitamente si operava per il successo della bellezza delle messe cantate a Cogliate. Allora, poiché nel mondo c'era la SARS, e a giudicare dalle parole SARS, a me sembrava il genitivo sassone di Saronno, una questione molto legata al saronnese, e proprio a me, perché era una questione che toccava i polmoni. E io sono stato miracolato, quando avevo 2 anni e mezzo, proprio da una broncopolmonite che mi era venuta nei polmoni dalla Madonna. E ora vedevo questo castigo di Dio che toccava ai polmoni come la minaccia che gravava sul saronnese, che era proprio scritto in quel SARS. Feci semplicemente l'atto di una lettera scritta al comune di Cogliate, portata in comune e fatta registrare. In essa dicevo di prepararsi perché c'era il pericolo che, per ingiustizie fatte a un povero Cristo proprio a Cogliate, arrivasse la SARS. Dissi anche la data in cui c'era questo pericolo: il 23 maggio del 2003. La giudicai da un motivo. Io avevo visto l'abbattimento delle 2 torri gemelle avvenire in una data, e un certo numero di giorni dopo esserci l'attacco dell'esercito degli Stati Uniti all'Iraq. Allora, visto che c'era stato un attacco a un povero Cristo fatto a Cogliate in una certa data precisa di novembre, dicembre, non ricordo più, mi limitai ad aggiungere gli stessi giorni a quel gesto, e risultò che il 23 maggio ci sarebbe stato questo pericolo della SARS, e io, da buon cittadino, informavo così in una lettera privata il direttore, il sindaco. Il risultato fu che i giornali ebbero questa lettera riservata da parte del sindaco, e comparve scritto su tutti i giornali della zona in prima pagina "Io sono il Messia", con commenti del tipo: lettera delirante di uno che minaccia questo e quello. Perfino il sindaco si ricorse alla Procura della Repubblica contro questo moderno untore, perché io sarei stato un untore, come ai tempi dei Promessi Sposi, io non so, avrei diffuso la SARS con i pannolini, non lo so io cosa avrei potuto fare. L'allarme fu tale a un certo punto che la popolazione, il sindaco e tutti gli altri fecero un ricorso all'autorità affinché si verificassero le mie condizioni mentali. Ora, era accaduto che nella mia lettera al sindaco io la concludessi dicendo che
quello era il pericolo. Però ci sarebbe stato, la settimana dopo, a Saronno, la festa annuale per quel miracolo fatto dalla Madonna 400 anni fa contro la peste e che è celebrata ogni anno. Io mi sarei recato assieme alla comunità di Cassina Ferrara e avrei chiesto alla Madonna di ripetere questo miracolo e di non far venire la SARS. Quindi era evidente la mia intenzione di fare il possibile per evitare questo castigo di Dio. E quando ci fu questa cosa, questo pellegrinaggio, io chiesi di tutto cuore a Dio di non far pagare agli altri. Se qualcuno doveva pagare, che colpisse me. E arrivò il 23 di dicembre, il 23 di marzo. Io una sola cosa non conoscevo con esattezza: l'orario in cui sarebbe successo, perché in novembre e dicembre c'era l'ora solare, mentre in maggio c'era l'ora legale. Il destino, Dio, avrebbe osservato l'orario legale o l'orario solare? E sarebbe accaduto alle 9, ossia all'orario in cui il prete mi disse vai a farti curare, vai a farti curare. E loro sarebbero dovuti andare a farsi curare, ma io avevo pregato che pagassi io. Così quando arrivarono le 9, io, temendo comunque qualcosa, mi ero assentato di casa e giravo per il Parco Luga. Rientrai a casa solo alle 10:15. E quando furono le 10 di sera, bussarono alla porta e io mi ritrovai il vigile di quartiere con un suo collega che mi intimarono di seguirli. E io dissi: dove andiamo? Mi condussero, dicendo che ero costretto, all'ospedale, e lì, senza altro dirmi che non era una cosa così fatta, io potevo anche ribellarmi, ma visto che il sindaco aveva chiesto e gli altri avevano chiesto, era meglio che io accettassi questa richiesta fatta dagli altri, che non mi opponessi. E io non mi opposi. Dissi: se è giusto che chiedono che io sia esaminato per vedere se è il caso che io mi faccia curare, eccomi qua. Poi seppi che i vigili erano venuti da me anche alle 9 di sera, ma non mi avevano trovato, e quindi ritornarono alle 10. Quindi perfino il problema, se sarebbe capitato alle 9 o alle 10, fu risolto in tutti e due i casi, perché vennero alle 9, non mi trovarono, e tornarono alle 10. La mia profezia era stata: saranno costretti a essere curati. Però avevo detto: chiederò a Dio di pagare io, e io fui, coerentemente alla mia profezia e all'orario e al giorno che avevo preventivato, fui costretto ad andare a farmi curare. Naturalmente tutti dissero che la mia profezia, visto che la SARS non era venuta nel Saronnese, era stata la solita bufola che dice l'Amodeo. Ma per come io vi ho spiegato, non si è trattato per nulla di una falsa profezia, perché tutto quello che avevo profetizzato e che aveva avuto anche il rispetto delle mie preghiere dirette a Dio era accaduto proprio così, per filo e per segno, con il sacerdote che mi aveva intimato vai a farti curare, vai a farti curare. Io fui costretto ad andare a farmi curare. Quindi questa prima profezia che io vi ho riferito e che fu perfino pubblicata sulla stampa è stata perfettamente centrata,